sempre mi è sorpreso, ma del resto conoscendoti era quasi scontato questa lettera così improvvisa. Poi mi devi spiegare come hai fatto a metterla nella giacca. E ora ci vediamo all'altare, finalmente incoroniamo il nostro sogno. Ci vediamo tra poco. Sono felicissima e contenta di essere arrivati a questo giorno. Dopo ben 11 anni stiamo realizzando il nostro sogno. Penso a tutte le volte che... tutte le cose che abbiamo fatto insieme, sono emozioni su emozioni, come adesso. Non vedo l'ora di vederti all'altare. Da quando i nostri occhi ci sono incontrati, non si sono più staccati l'uno dall'altro. Sei speciale. For a thousand more. Io Antonio accolgo te Simona come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Antonio, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E anche il tuo giorno è arrivato, ma chi te l'ha fatto fare? Dopo 7 anni di matrimonio, chi te lo fa fare? Ritorna indietro. Antonio, ti raccomando, nonna, che io ti volevo bene sempre, fino a ora. Auguriamo che sempre vuoi tanto bene a me e tuo nonno, va bene? Noi aspettavamo questo giorno tanto atteso, cugino. Però sai quanto abbiamo aspettato, soprattutto io. Ormai dopo 30 anni che ti sopporto, tocca un po' a Simona. Povera Simona. Con amore e con affetto e con gioia, la nonna vi fa i complimenti. Tantissimi auguri, spero che vivrete un bel futuro, quindi buona vita. Auguri cucina.